Ciao a tutti Rockers e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a recensire Pop Shade. Bene, un simulatore di musicisti creato da Matt Dickey. Che cosa mi combini? Che cosa hai fatto? Cosa hai creato? Il menu iniziale è molto semplice da capire. La musica di sottofondo invece che sentiamo in loop è qualcosa di noioso e triste. Lo scopo del gioco è quello di scegliere un personaggio, rinominarlo e trasformarlo a nostro piacimento. Io l'ho chiamato Franco il macellaio perché era figo. Dopo dobbiamo scegliere cosa vuole fare nell'ambito artistico musicale. Per esempio può fare il DJ, il chitarrista, il cantante, il batterista e via discorrendo. Dopo aver scelto il ruolo dobbiamo cercare di diventare i più famosi e la missione che ci frutterà più soldi è quella di scalare le classifiche, grazie ai quali noi andremo dopo a pubblicare i nostri singoli e gli album. Insomma, un vero e proprio simulatore di musicisti. Arrivati nella schermata principale del gioco avremo 6 possibilità di scelta. Bene, il publishing sarebbe dove possiamo pubblicare i nostri singoli e i nostri album. Il recording studio, che andremo a vedere più tardi, è dove possiamo registrare le nostre canzoni. Book performance invece possiamo chiedere direttamente al nostro capo della nostra casa discografica per eventi e concerti. Nel Sing Talent invece possiamo arruolare dei membri nella nostra band. Formation invece ci offre la possibilità di inserire i nostri membri sul palcoscenico o stare all'esterno, ovvero dietro le quinte. Il database invece ci offre un po' di cose sulle varie case discografiche presenti nel gioco. Inoltre abbiamo la possibilità di procedere al giorno oppure ritirarci e ovviamente salvare e uscire, che forse sarebbe la cosa migliore oltre al ritirarci. Fatto su Book Performance, si avvierà una clip davvero fatta molto molto male, dove il nostro Franco il macellaio incontrerà il capo della nostra prima casa discografica, The Underground. Ci spiegherà che mettendoci in contatto con lui potremo organizzare concerti ed eventi. Dopo essere usciti da quella finestra di dialogo dove i personaggi disegnati malissimo con poligoni neri al centro della bocca che sostituiscono i movimenti labiali, ci verrà mostrato una delle schermate più odiose di questo gioco. Che cosa? Interminabili pagine di testate giornalistiche dove parleranno di altre persone che non ce ne fregherà mai niente e qualche news sugli eventi. Può sembrare innocuo, ma sei costretto ad aspettare e scorrere tutte le pagine finché non finiscono. Dopo un po' ci diranno di andare a produrre una canzone, noi ci andremo volentieri, ma una volta trasferiti al recording studio, Dio santo, non so cosa fanno e come riescono a registrare. Ebbene sì, quando abbiamo l'occasione di registrare la nostra prima canzone, noi non sentiremo niente. Infatti la canzone l'ho rinominata Il Silenzio. Che dire, l'animazione, se è giusto dire così, è finta, modellata malissimo. Non riesci neanche a immaginare che questo personaggio stia cantando e suonando allo stesso tempo, che poi non hai messo neanche la musica tra l'altro. Ritornando alla schermata principale, in alto a sinistra troviamo delle caratteristiche di gioco che influenzano la produzione delle canzoni. Chiaramente più abbiamo i parametri alti è maggiore la possibilità che i nostri singoli e i nostri album facciano successo. Ma nel calare di queste statistiche il capo della nostra casa discografica ci dirà che ha chiuso un occhio riguardo ai nostri progressi, che si abbasseranno quasi ogni volta che non produciamo brani. Fortunatamente è gratis, quindi se volete lo scaricate, però non ne vale la pena. Nel momento in cui andremo a fare un concerto, l'ambiente circostante sarà una di quelle cagate pazzesche. Prima di tutto ci troviamo in un niente dove siamo solo noi con la chitarra e persone che più che persone sono sagome pixelate e piatte che guardano sia da un lato che dall'altro. Insomma, la merda.
Infatti il nostro creativo sviluppatore ha avuto la fantasiosa idea di piazzare quei cartoni uno dopo l'altro con la stessa animazione e gli stessi personaggi. L'unica cosa positiva di questo gioco è che possiamo ritirarci quando ci pare. Nel gioco possiamo assumere, come ho detto, altri musicisti e inserirli formando una band e dovremo dargli quindi anche una percentuale in base all'accordo che li facciamo firmare e in base alla loro popolarità, alla loro fama, potranno richiedere una percentuale maggiore degli introiti. Invece, assumendo membri più importanti nella band, potrebbero aumentare anche i guadagni o addirittura potrebbero assumere loro il controllo del gruppo, costringendoli a cambiare strumento o addirittura a lasciare la band. Insomma, si può dire un vero simulatore di musicisti? Se non fosse stato per quelle schifezze a livello grafico e a livello generale, però come idea di base ci sta, ma è un gioco fatto davvero con i piedi. Matt Dick, io non so che cosa hai fatto, ma questo è uno dei giochi più monotoni che io abbia mai giocato. Ragazzi, spero che la recensione vi sia piaciuta, è stata di vostro gradimento, vi invito a lasciare like, iscrivervi al canale, commentare e che dire, ci sarà un altro gioco da recensire, ci sarà. Ciao a tutti, Rockers.